We're here with Diego Fusaro, a young Italian philosopher, and he's going to tell us about the specificity of Italian philosophy. Occorre domandarsi seriamente se esista una specificità tutta italiana della filosofia. So, we have to seriously wonder whether it exists a specificity of Italian philosophy. In un libro recentemente pubblicato in Italia, intitolato Pensiero vivente, Roberto Esposito, filosofo italiano, dice che c'è una specificità della filosofia italiana. In a book recently published in Italy called Living Thought, Roberto Esposito, the author, sustains that there is indeed a specificity proper to Italian philosophy. Roberto Esposito sostiene che la cifra del pensiero italiano è la categoria di vita. Pensare la vita in tutte le sue determinazioni è la specificità del pensiero italiano. So Roberto Esposito thinks that the main trait of Italian philosophy is the thought regarding life. That is to say, thinking life in its concrete manifestations is the specific trait of Italian philosophy. Io personalmente sono d'accordo e insieme in disaccordo con Roberto Esposito. I personally at once agree and disagree with Roberto Esposito. Sono d'accordo con Esposito perché penso anch'io che vi sia effettivamente una specificità del pensiero italiano. I agree with Esposito because I do think like him that there is indeed a specificity of Italian thought. E sono però in disaccordo con lui perché non penso che questa specificità debba essere ravvisata nella categoria di vita. But I disagree with him in that I don't think, like he does, that this specificity is to be looked for in the thinking about life. Ritengo piuttosto che la specificità del pensiero italiano debba essere rintracciata altrove. I think instead that the specificity of Italian philosophy has to be looked for elsewhere. Quindi, se mi domandassero esiste qualcosa come una filosofia italiana o una teoria italiana, Italian theory, risponderei sì, c'è una specificità italiana. Therefore, if they were to ask me, does there exist a specificity proper to Italian philosophy, I would answer yes, the specificity does exist. La specificità della Italian theory sta, secondo me, nella categoria del pensare storico, del pensare la concretezza storica. So the specificity of what I call Italian theory consists, I submit, in historical thinking. That is to say, in the tendency to think in terms of historical concreteness. Se noi infatti ci domandiamo che cosa hanno in comune Gioacchino da Fiore e Benedetto Croce, Giambattista Vico e Antonio Gramsci, Machiavelli, Guicciardini e Giovanni Gentile, che cosa hanno in comune tutti questi autori così diversi, appartenenti a epoche diverse? So if we ask ourselves, what do authors such as Gioacchino da Fiore and Benedetto Croce, Vico and Machiavelli, Guicciardini and Gramsci, or Gentile, what do all these authors have in common? What is the trait that links them all together? Ebbene, io credo che la risposta stia proprio nell'individuare la storicità, la concretezza storica, il pensiero concreto come cifra di queste filosofie molto diverse fra loro. So I think that the answer to this question would be in identifying concrete historical thinking as the main trait that links all these although different philosophical figures together. Quando Gioacchino da Fiore pensa ad esempio al regno dello spirito e lo situa storicamente,
Non è forse egli, in un certo senso, l'iniziatore del moderno pensare storicamente? When Gioacchino da Fiore speaks about the reign of spirit, isn't he in a way a forerunner of modern historical thinking? E quando Machiavelli, nel Principe, rinuncia a pensare all'idea astratta platonica e teorizza la necessità di pensare l'effettualità della situazione storica concreta, non è anche lui il sostenitore di un pensiero storico concreto? In cui Machiavelli, in his work The Prince, renounces any possibility to think about platonic ideas, but pushes for an analysis of the concrete historical reality, isn't he already within this kind of historical thinking? Ancora, quando Giambattista Vico reagisce alla ragione cartesiana e moderna sostenendo la necessità di una scienza nuova che pensi storicamente, non è anche lui lo scopritore di questa concretezza storica? And again, when Giambattista Vico, reacting to Cartesianism and to the abstractness of modern theory, vindicates the necessity to think about concrete historicality, isn't he in a way also the discoverer of historical concreteness? Sempre Giambattista Vico, quando dice che verum et factum convertuntur, non sta già anticipando le filosofie della storia e lo stesso idealismo hegeliano? And again Giambattista Vico, when he says that verum et factum convertuntur, that is to say that what is true and what is factual are mutually in agreement, isn't he in a way prefiguring Hegel and the various philosophies of history? Ancora, quando Cuoco rimprovera gli illuministi francesi di aver pensato astrattamente la rivoluzione senza attenzione per il particolare storico e la concretezza, non sta anche lui riprendendo questa critica all'astrattezza in nome della storicità concreta? And again, when Cuoco blames the French revolutionaries for having read the revolution under abstract categories and instead tries to call their attention to historical concreteness and historical practical facts, isn't he advocating for the same kind of attention to history and its concreteness? L'attenzione per la concretezza storica è anche la cifra delle tre grandi forme del neoidealismo italiano: quello liberale di Croce, quello fascista di Gentile e quello marxista di Gramsci. The attention to historical concreteness is also the marking trait of the three branches of Italian idealism, namely that the liberal one typical of Croce, the fascist one typical of Gentile, and the Marxist one typical of Gramsci. Benedetto Croce, ad esempio, teorizza espressamente l'identità fra filosofia e storia. Benedetto Croce, for example, theorizes expressively the identity between philosophy and history. Il filosofo, per Benedetto Croce, coincide con lo storico, perché come lo storico pensa la storia, non vi è null'altro se non storia. The philosopher, according to Croce, coincides with the historian because the philosopher, like the historian, thinks history, given the fact that there is nothing else beyond history. Ancora, Giovanni Gentile, quando fa la sua riforma della dialettica hegeliana, 1913, non sta forse facendo una riforma storicistica di Hegel? And again, Gentile, in writing down his reformation of Hegelian logic, isn't he
rewriting Hegel and correcting him under a historical lens. Per Giovanni Gentile e per il suo hegelianesimo riformato non vi è altro se non l'atto in atto dello spirito che si realizza storicamente nelle sue forme. For Giovanni Gentile and for his hegelism there is nothing but the acting act of the spirit that realizes itself through its own formations. Ancora, Antonio Gramsci nei quaderni del carcere non fa altro che trasformare il marxismo in uno storicismo assoluto, come lui lo chiama. And again, Antonio Gramsci in the notebooks from prison does nothing else but transforming Marxism in an absolute historicism. Per Antonio Gramsci, in cui riecheggia l'idealismo della prassi, tutto è storia e prassi, non vi è altro se non storia e prassi. So, for Antonio Gramsci, in whose works we have an echo of the idealism of praxis, everything is praxis, everything is action, there is nothing else but action. E si potrebbe continuare a lungo individuando nei filosofi italiani, anche in quelli che non abbiamo citato, l'elemento della concretezza storica come cifra dell'Italian theory. And we can continue still for a long time identifying in other Italian philosophers that we haven't referred to history as the main trait of what I call Italian theory. Va anche detto che molti filosofi italiani in passato, prima di Esposito anche, si sono interrogati sulla specificità del pensiero italiano. We must also remember that many other philosophers before Esposito, Italian philosophers, have asked themselves about the specificity of Italian thought. Ad esempio, lo stesso Giovanni Gentile, valorizzando molto la filosofia del Rinascimento e la filosofia del Risorgimento, cercava di far emergere una specificità della storia della filosofia italiana. For example, Giovanni Gentile himself, reflecting on the spirit of Rinascimento, the Renaissance, and the spirit of Risorgimento, the resurrection of the nation, was trying to have a certain spirit of Italian philosophy emerge. Ma l'autore che in maniera più sistematica e interessante ha provato a risolvere questa questione è stato in Italia Bertrando Spaventa. But the author that has tried to solve this question in a more deep and more interesting way has been in Italy Bertrando Spaventa. Bertrando Spaventa, che operò nell'Ottocento e che molto incise sulla formazione dell'hegelismo di Gentile, il quale Gentile pubblicò le opere di Spaventa in Italia, era lui stesso un hegeliano. So, Bertrando Spaventa, who taught and worked towards the end of the 19th century, and who was a Hegelian himself, has had a huge influence on Gentile, and Gentile, who later would publish the works of Spaventa. Bertrando Spaventa, per parlare della filosofia italiana, usa la categoria di circolazione della filosofia italiana nella filosofia europea. Bertrando Spaventa, to speak about Italian philosophy, uses the category of circulation of Italian philosophy within the main current of European philosophy. Per Bertrando Spaventa, tutte le grandi tendenze della filosofia europea moderna nascono nell'Italia del Rinascimento. For Bertrando Spaventa, all the great tendencies, all the great currents of European thought find their birth in Italian Renaissance. Ad esempio, Giordano Bruno anticipa il panteismo di Spinoza. For example, Giordano Bruno anticipates Spinoza's pantheism. Ancora, Tommaso Campanella anticipa certe categorie della metafisica cartesiana. Or Tommaso Campanella anticipates certain categories of Cartesian metaphysics.
Dunque, e si potrebbero citare molti altri esempi, ma quel che importa sottolineare è che per spaventa la filosofia europea nasce in Italia e poi da lì si estende alle altre nazioni europee. So, there could be many other examples to be quoted, but the important thing to underline is that for Spaventa, what will become European philosophy is born in Italy, and from there it spreads throughout the rest of Europe. E una volta che passa al resto dell'Europa, la filosofia italiana dà forma alle grandi filosofie europee, ad esempio a Kant, all'idealismo, a Hegel, e una volta fatto questo ciclo, ritorna poi in Italia, circolando. And once it has left Italy to give shape to great European theories such as Kant, Descartes, Hegel and others, he comes back to Italy in a new form, giving place to this circulation. Cioè, appunto, la filosofia europea nasce in Italia, esce dall'Italia verso l'Europa e poi ritorna in Italia. So, exactly this. European philosophy is born in Italy, gets out of Italy, circulates through Europe and comes back circularly to Italy. Per spaventa, Gioberti e Rosmini, ad esempio, nell'Ottocento, erano il modo specifico in cui Kant e Hegel ritornavano in Italia. For Spaventa, for example, Gioberti and Rosmini in the 19th century were the specific way in which Kant and Hegel came back to Italy. Estendendo il discorso di Spaventa, noi potremmo dire che anche Gentile, Gramsci e Croce sono il modo in cui ritorna in Italia il pensiero idealista tedesco. So, if we extend Spaventa's logic, we can say that Gentile, Gramsci, and Croce are the way in which great European thinking, Hegel, Marx, come back to Italy. La tesi di Spaventa è interessante e la si può fecondamente arricchire dicendo questo. So, Spaventa's theory is interesting and could be enriched by saying this. Dicendo cioè che la filosofia europea, nata in Italia, ritorna poi in Italia sempre con quella specifica attenzione per la storicità e per la concretezza storica che sono la cifra dell'Italian theory. So that European philosophy, having been born in Italy, comes back to Italy, holding on that specific attention to historicity that is the mark of Italian thinking.